Allora, D'Alema, che è capo della Commissione sulla sicurezza in Parlamento, chiede a Berlusconi come usa la scorta. Questa è una domanda offensiva perché ho qui accanto a me Rossella Angiolini, che di Berlusconi è anche amica, o perlomeno lo è stata. C'è questo rimpianto un po', perché ora parleremo. Che tutti i giovedì l'avvocato sarà con me per spiegare questi. Si va incontro alle elezioni comunali e quindi anche a livello nazionale per spiegare cosa succede. Allora, come usa la scorta Berlusconi? D'Alema è anche offensivo, perché come si usa la scorta? Prima di tutto, se buca Berlusconi non è che la scorta la cambia lui, giusto? Poi si prende il triangolo che Berlusconi sa che è nel baule, il triangolo, poi ci vuole la cacciavite, no, come si chiama? Svitare, ecco, io le i bulloni, bulloni, si prende la ruota, si mette, si dà al posto. Cioè, perché oggi come ti muovi male. Male, molto male, bisogna stare molto attenti. Allora, abbiamo iniziato scherzando. Rossella Angiolini sarà con noi per l'editoriale del giovedì. Questa è una cosa della quale veramente io come italiano mi vergogno. Io non vado a votare, quindi sono apolitico. Però sapere che il Presidente del Consiglio, che rappresenta la mia nazione, è in mezzo a questi scandali, mi dà fastidio. Dunque, io ho l'abitudine di dire quello che penso, anche magari contro quelle che sono state anche in passato le direttive del mio partito. Indubbiamente io penso che chi ricopre un ruolo istituzionale, che sia un consigliere di circoscrizione fino al Presidente del Consiglio, dovrebbe sapere che chi, ripeto, si dedica alla politica, la vita privata diventa vita pubblica. Io di questo ne sono fermamente convinta, per cui la privacy per un esponente politico che ha un ruolo istituzionale non deve più esistere. Anzi, ripeto, chi ha incarichi di governo, ripeto, anche ai livelli più bassi, come può essere un semplice consigliere di circoscrizione, il suo privato deve servire da esempio alla collettività. Anche perché in campagna elettorale, lo dicono, quando si fanno vedere con la famiglia, sì, perché dopo c'è la famiglia con 18 amanti, non va bene, no? Questa è un po' l'ipocrisia di molti italiani, e questo non lo dico come politico, ma lo dico come avvocato che mi occupo di diritto di famiglia. Purtroppo ancora da noi c'è una mentalità, una cultura nella quale il maschio si crea di facciata la sua famiglia e poi in quanto maschio può avere le sue avventure. Ancora questa mentalità, questa cultura non è cambiata, quindi in un certo senso credo che il Presidente del Consiglio possa rappresentare in genere l'italiano medio, soprattutto anche nel discorso che lui magari come Presidente del Consiglio era meglio se non lo faceva, quando dice preferisco guardare una bella ragazza che essere gay. Ora, con tutto il rispetto naturalmente per i gay, per chi ha tendenze omosessuali, che ognuno le vive come meglio crede, anche come la natura lo ha fatto, però è ovvio che è il pensiero di anche a te, Leonardo, credo che insomma ti piaccia più le belle figliole. No, allora ti dico, per quello che riguarda il fatto naturale, la mia nonna diceva grattugia con grattugia non fa formaggio, ma diceva bene. Io sono dalla parte dei gay, nel senso che sono molto contento che ci siano, perché è meno concorrenza in giro, quindi io più è alto il numero dei gay e più li appoggio. Ma veramente, io sono veramente dell'opinione che ognuno ha le sue tendenze sessuali ed è giusto che gli dia libero scopo, dice, e venga rispettato. Tutti i gusti sono gusti, disse certo, quello che succhiava le palle del letto. Giusto, ecco, è così. Giusto. Veniamo al locale. Marconi, vice sindaco, si dice che praticamente Marconi abbia una quota del 25% in una società che ha venduto al comune uno stabile a un prezzo maggiore di quello che sarebbe valso come prezzo di mercato. Sbaglio o riassumo? No, hai detto bene, Leonardo, quando appunto tu precisi si dice. E si quindi dice, certo, hai ragione, perché in effetti finché la magistratura o altro, la procura, non avrà fatto chiarezza su questo fatto, può anche darsi che le cose siano andate diversamente. Me lo auguro. Però vivamente, se così fosse, sottolineiamo, se così fosse, questo è un comportamento che direi lascia molto perplessi e che a Fanfani, essendo anche a ridosso della campagna elettorale, non fa certamente bene. Quindi credo che sia utile che Fanfani voglia approfondire questa cosa, e se risultasse vera, credo che Fanfani la prima cosa che debba fare è chiedere le dimissioni di Marconi. Questo lo deve fare immediatamente, perché ciò che è importante è la trasparenza. Ricordo che la giunta Lucherini è caduta,
per il discorso, non voglio fare paragoni, però per il discorso di Variantopoli, per la poca trasparenza. La gente che lavora e che spesso non arriva alla fine del mese vuole che chi li governa a livello nazionale come a livello locale si comporti in maniera onesta, retta e trasparente. Oh, vedete che donna meravigliosa che abbiamo. E ora in chiusura, visto che Rossella sarà con noi tutti i giovedì mattina per l'editoriale, ci devi spiegare com'è questo bunga bunga, perché tu che hai vissuto a stretto contatto con Berlusconi, perché ha seminato il panico la mia mamma, che vota Berlusconi perché è innamorata di Berlusconi e vuole a Natale, ma detto, io guarda, niente tombola, si gioca bunga bunga. Allora, mamma trova chi ci gioca con la mia mamma. Anche la mia mamma, che è la veneranda età di 80 anni ed è veramente innamorata di Berlusconi, lo difende a spada tratta, con questo bunga bunga è rimasta un po' perplessa. E l'ha chiesto spiegazione al mio babbo, che ha 83 anni, e mio babbo ha detto, lascia fare, non è più il caso. Si se si gioca con i fagioli, con i cetrioli, con le banane, va a capire. Beh, io ho chiesto spiegazione al mio marito, e però te la risparmio la spiegazione. No, no, la vogliono sapere. Non è ripetibile, insomma, una signora queste cose. C'è una scia incuriosita tutti. Chiedilo a Marco. Quindi te l'ha spiegato in pratica? No, me l'ha spiegato a parole, ma non sono ripetibili. Te l'ha fatto bunga bunga, bruciava troppo. L'ha spiegato, appunto, me l'ha spiegato. Ah, bruciava troppo. Rossella Angiolini, un politico, un avvocato, una simpaticona. Grazie. Che ogni giovedì sarà qui con noi per l'editoriale. Bunga bunga, un saluto a tutti. Alla prossima.